Dopo Burri Reloaded, la mostra che abbiamo inaugurato ad ottobre dell'anno scorso con Nero con punti, l'opera del maestro Alberto Burri, noi abbiamo voluto rilanciare e abbiamo voluto organizzare un dibattito sempre intorno all'opera che però facesse riferimento proprio al nero. L'abbiamo intitolato Luce sul nero e grazie anche alla collaborazione della Fondazione Palazzo Albissini e quindi del presidente Bruno Porà abbiamo organizzato un dibattito sulle varie declinazioni del nero in arte, in musica, al cinema, nella moda, nella semiotica. Il rapporto fra moda e colore è un rapporto che probabilmente adesso non si manifesta più come si manifestava attorno agli anni 50-60, perché è cambiata la composizione delle industrie. Soprattutto oggi si lavora sul seasonless, non si parla più di stagionalità e quindi non credo che il colore sia più un tema centrale. Luce sul nero credo sia un titolo perfettamente adeguato alla questione che abbiamo affrontato, cioè la questione se il nero sia in fondo l'inizio della cultura occidentale. Il rapporto tra il nero e la luce è il rapporto stesso dualistico, in alternanza appunto di bianco e nero, luce e tenebra, bene e male. E quindi interrogarsi sul nero è interrogarsi sull'origine stessa dell'Occidente. Per parlare di Burri occorre parlare di linguaggio. Questa riflessione critica è stata sviluppata da Bruno Corà e intitolata Lessico sul far della notte. Con Aldo Iori, la valenza del nero è stata declinata a partire dagli artisti del Rinascimento fino ai contemporanei. Marco Tonelli, nell'inedito studio che ha proposto, ha guidato il pubblico al significato nascosto del ciclo Metamorphotex, la più grande opera pittorica di Burri. L'ultimo appuntamento a scuola di Burri è stato un momento corale aperto al pubblico, all'interno del quale si è ripercorso la mostra dedicata a Nero con punti in dialogo con le 15 exhibition copies fotografiche, ma anche si è provato ad approfondire tutte quelle strade che sono state tracciate proprio per suggerire che non si finisce mai di imparare da un grande capolavoro, da un grande maestro del nostro Novecento.